Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, la nostra rassegna stampa che andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani sia regionali e nazionali e poi nella seconda parte andremo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ma vogliamo iniziare subito con le prime pagine del quotidiano Il Centro di Pescara, in particolare della provincia di Pescara. Vogliamo subito partire con l'articolo di prima pagina, picchia il padre e si barica in casa, a tocco, 27enne minaccia di uccidere il genitore, dopo 6 ore si arrende ai carabinieri. Nel taglio alto, Pescara, nell'aula del tribunale c'è stato un convegno che i figli dei magistrati che sono stati uccisi i loro genitori dal terrorismo hanno voluto parlare e ricordare di quello che loro hanno fatto. Poi alle pagine interne si parla del voto, del confronto dei candidati e delle promesse che hanno fatto ai cittadini abruzzesi. Nel centro pagina vediamo la foto dell'articolo di copertina. E nell'articolo di spalla di sinistra, a Pescara sempre più verde, 3.000 alberi in arrivo. Il comune si è impegnato in questo progetto chiamato Mosaico Verde. E inoltre nel taglio basso, mancate indennità, morti sul lavoro a Ricopiano, lettera a Di Maio. E nel taglio basso vediamo sempre un articolo di cronaca. È morto l'operaio caduto nel cantiere, non ce l'ha fatta il 58enne precipitato da una scala in via Valle Fuzzina. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano Il Centro della provincia di Teramo. Atto di sabotaggio a Prati di Tivo, tagliati i cavi elettrici su un pilone della cabinovia, il gestore presenta una denuncia. Nel centro pagina vediamo la foto del presidente vicario della regione Giovanni Lolli con il sottosegretario Vito Crimi, messa in sicurezza del Gran Sasso, appello per avere i fondi sull'acqua, dice ora lo Stato non deve dormire. E nell'articolo di spalla di sinistra abbiamo visto ancora una volta si parla che picchia il padre e si barica in casa, e a Roseto il palasport inadeguato perde il raduno dell'Italia Volley. E nel taglio basso, sempre di cronaca, l'arrestato ammette 8 spaccate, furti nelle auto a Teramo Centro, l'auto, l'uomo al giudice per le indagini preliminari dice chiedo scusa, voglio risarcire. E inoltre calcio Serie C, il Teramo oggi contro la Feralpi e debutta Polak. E vogliamo adesso leggere sempre il centro della provincia di Chieti, della zona di Lanciano Vasto. Sempre titoli di apertura questa mattina con notizie di cronaca. Muore in ospedale 11 indagati a Chieti, paziente con codice verde colpito da malore improvviso. È stata fatta una denuncia dai familiari. A Chieti l'Unidav, l'Università di Chieti, spariti all'estero, dice 700.000 euro. E inoltre a Lanciano la protezione civile, la nuova sede è solo uno scheletro. Sempre cronaca, a Vasto pestato a sangue e lasciato in strada, in prognosi riservato a un 34enne picchiato brutalmente, raid ripreso dalle telecamere. Quotidiano sempre il centro della provincia dell'Aquila, anche della zona di Sulmona ed Avezzano. Tasse stangata da 5 milioni. All'Aquila il comune batte cassa per ICI, TARES, IMU e occupazione suolo pubblico. E nel taglio di spalla di sinistra vediamo ad Avezzano, rappresaglia della Lega, salta il consiglio comunale in seguito ai contrasti nati sul sostegno dato da Cosimati alla candidatura alla regione del vice sindaco dell'Aquila, Liris. A Castel di Sangro, ladri a scuola, spariscono 100 computer.
E inoltre nel taglio basso fallisce, dice il Quille. Un altro articolo di cronaca, Sulmona, l'attentato all'uomo Cogesa. Ignoti tentano di incendiare l'auto nella villa, 2 mesi fa il roco nel deposito. Quotidiano Il Messaggero della provincia della regione Abruzzo, io contro paure e populismi, verso il voto il candidato centrosinistra. Legnini, sento crescere, dice il consenso, e inoltre vediamo anche gli altri candidati che parlano di candidature, ma anche di promesse che fanno ai cittadini. La città, la quotidiano della provincia di Teramo, acqua più sicura con altri 160 milioni. La regione, dopo decenni, approva il piano di interventi necessari su strada dei parchi e laboratori LINCS. Berlusconi influenzato da solo ai teramani, e inoltre al centro pagina vediamo a Prati di Tivo quello che è successo ieri, guasto, danneggiamento, presentato un esposto. E inoltre, sempre riguardo all'emergenza abitativa, dopo 7 anni il comune di Teramo riapre le graduatorie. E nel taglio basso del giornale vediamo la partita che si terrà oggi alle ore 14:30 del Teramo al Bonolis per fermare l'airone del Feralpi Salò. Vogliamo adesso cominciare a leggere le prime pagine dei quotidiani nazionali, iniziando subito col quotidiano La Repubblica. Il Venezuela nei supermarket vuoti, la sfida per sopravvivere. Sappiamo quello che è successo questi giorni nel Venezuela riguardo al colpo di Stato, e adesso c'è anche una crisi per la distribuzione dei cibi. Vediamo qui nella foto la fila che c'è fuori al supermercato. Inoltre nel centro pagina duello Salvini-Di Maio sulla TAV. Altra notizia, la Consob Savona. Verso la presidenza, Savona ministro per l'Unione Europea. Il leader leghista inoltre dice sì alla Francia, l'opera va fatta in merito alla TAV, ma il 5 Stelle quel cantiere dice non esiste. Nel centro pagina, un'altra notizia di cronaca, indagato ex portavoce del sindaco di Torino Chiara Appendino, ricattava la sindaca per ottenere un lavoro. Andiamo adesso a leggere le prime pagine del Corriere della Sera. Gli Stati Uniti d'America lasciano il trattato sul nucleare, si rischia una nuova corsa agli armamenti. Vogliamo ricordare che questo trattato era stato firmato l'8 dicembre 1987 da Reagan e Gorbaciov, infatti era stato definito qui lo storico trattato, fu una delle pietre miliari della fine della Guerra Fredda. Nel taglio centrale, TAV, duello Salvini-Di Maio, ipotesi inoltre Savona alla Consob, il ministro non so che accade alle mie spalle. E inoltre vediamo un articolo di cronaca a Bangkok, in Thailandia, i bambini, dice, sono costretti ad andare a scuola con la mascherina per proteggersi dallo smog, i bimbi, dice, nell'aria irrespirabile di Bangkok. La Stampa, quotidiano di Torino, Salvini promette la TAV si farà. Inoltre il ministro in Valsusa, il cantiere deve ripartire presto, ma il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Toninelli replica, quell'opera è inutile. Inoltre la Banca Carige Di Maio alla Camera, ecco i nomi dei responsabili del crack. E l'articolo dice pioggia di smentite. Centropagina, Trump stop al trattato sui missili, guerra fredda, Stati Uniti d'America, Russia. Qui vediamo nella foto i missili balistici russi e Washington vuole sospendere l'accordo perché dice ci sono troppe violazioni da parte della Russia. Il Fatto Quotidiano. Articolo di apertura, la scelta tra salvataggio e legalità. Cantieri
Cari 5 Stelle, su Salvini non si scherza. Qui il Padellaro, che è il direttore del Fatto Quotidiano, dice: ora il comitato di conciliazione, Gomes autodenuncia in tribunale, Revelli si giocano l'anima, Bonsanti no, sarebbe un tradimento, si rischia il suicidio, Mentana occasione di garantismo. Tutti i commenti dei vari direttori di testate giornalistiche. Inoltre, nel taglio alto, sempre sulla TAV, il viaggio del vice premier a Chiamonte, il leghista Pellegrino nel tunnel che non c'è. E nel taglio basso, nei box in basso, vediamo il pubblico ministero, l'assistente della Castelli ricattò Appendino, è stato indagato. Sulla Sea Watch, le barchette di Mamodò e i suoi 14 anni. Poi si parlerà anche di questa Sea Watch. E inoltre il Messaggero, il quotidiano nazionale, titolo di apertura: Consob avanza l'ipotesi Savona, Conte e Movimento 5 Stelle lo propongono per il vertice, ok del Quirinale, il ministro non smentisce. E inoltre altri articoli: TAV Salvini in Val di Susa, prima si finisce meglio è, ma Di Maio avverte non si farà. Centropagina, vediamo la foto del presidente degli Stati Uniti d'America Trump: stop al trattato sui missili nucleari, i russi lo hanno già violato. Strappo infatti di Trump, niente accordi sul disarmo. E nel box centrale vediamo le cause del dissesto in merito alla Cassa di risparmio di Genova, la Carige, dice: ecco chi ha colpe, pioggia di smentite sul comunicato, la dichiarazione del ministro del lavoro Di Maio. E la Sea Watch è stata, come dice, bloccata. La Guardia Costiera contesta le sue irregolarità in porto perché dice è uno yacht. Infatti il primo a annunciarlo è stato proprio il ministro dell'Interno Matteo Salvini, subito dopo lo sbarco a Catania dei 47 immigrati. Nel controllo è stata proprio riscontrata questa irregolarità. Il Tempo, vediamo il titolo di apertura: aprite almeno i cantieri di Amatrice, entrati nel terzo anno dal terremoto, il nuovo esecutivo ha fermato il solo che stava iniziando. Non si vede una gru in nessuno dei paesi crollati e molte macerie non sono state portate via, dicono qui le persone del posto. Nel taglio alto, Italia in recessione, ma il capo del governo non perde l'ottimismo. Conte vede un 2019 bellissimo. Vediamo poi negli articoli di spalla di destra, ancora tensioni nella maggioranza, blitz di Salvini nel tunnel della TAV, l'opera, secondo lui, dice nella sua dichiarazione, serve e va subito terminata. I mercatini dei Rom rispuntano in periferia e cacciarli dal centro è stato inutile. E vogliamo spostarci al quotidiano Libero. Governo sull'orlo di una crisi, Conte strapparla, Salvini assediato, il premier fa campagna in Europa contro il suo ministro, Palazzo Chigi vede una ripresa irreperdibile, ma il PIL, la produzione interna lorda, è sotto zero. Il Movimento 5 Stelle paralizza il paese per mettere in difficoltà l'alleato, oppure Berlusconi adesso è geloso della Lega, gli ruba, dice, i voti. Nel centropagina vediamo qui la foto del sindaco di Amatrice Filippo Palombini, dove dice: tutti pensano solo agli immigrati e se ne infischiano dei terremotati. Qui vediamo la dichiarazione del sindaco, dove c'è anche una foto e una casa ancora senza tetto ad Amatrice. Nel taglio basso vediamo anche il manca la legge per i 3 italiani su 4, serve, dicono, l'eutanasia. Inoltre il manifesto, vediamo, ha un titolo di apertura anche con la foto di copertina: il capo cantiere, governo nel tunnel, l'opera può essere rivista ma non ma va completata. Salvini lancia la sfida, si tava gli alleati dal cantiere di Chiomonte e
tra polizie e sit-in di protesta. Movimento 5 Stelle in tilt, non c'è nessuna opera, c'è solo un buco, non si farà. Di Maio, altre le priorità. Nel taglio alto si parla della Sea Watch bloccata a Catania, decisione della Guardia Costiera, la ONG dice cercano pretesti per fermarci. Ciò vogliamo anche spostarci sul quotidiano La Verità. La TAV scava un buco dentro il governo. Salvini visita il sito in Val di Susa e rilancia la linea dell'alta velocità. Duro Di Maio, opera che non è mai iniziata e mai si farà. Dice invece Salvini, va finita, togli tiri dalle autostrade e tornare indietro costa. Infatti qui dice scontro Lega 5 Stelle pure su Maduro, l'Italia impedisce la mozione dell'Unione Europea. Provincia per provincia, ecco i cantieri per le scuole e altro titolo, le strade già finanziati e pronti a partire. Inoltre, vediamo un altro articolo a centropagina, dice il governo sta preparando, dice in arrivo la legge per bloccare la pensione ai latitanti. Nel taglio basso si parla ancora di Sea Watch, irregolare, nave fermata in porta, è registrata come yacht, non può raccogliere migranti e ci sono sospetti anche sullo scarico di rifiuti in mare. Vediamo giornale, prima pagina, l'avvenire, gli spettri nucleari, confermato il proposito di Trump, rischi di escalation e la guerra fredda si estende all'Africa. L'America dice decide di ritirarsi dal trattato sulle armi atomiche di medio raggio, la Russia lo viola da anni e Mosca replica, non ignoreremo la minaccia. Inoltre nel taglio centrale si riparla anche qui di TAV, Salvini spinge sulla realizzazione, il Movimento invece 5 Stelle alza un muro. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano Il Mattino di Napoli. Stare su Facebook in ufficio c'è il rischio licenziamento. La Cassazione condanna una segretaria, verificati 4.500 accessi in 18 mesi. Gli italiani sui social per 2 ore al giorno, spesso durante l'orario di lavoro. E qui c'è un articolo dove la Cassazione conferma il provvedimento di una segretaria che aveva il vizio, dice, di un vizio di molti italiani sui social almeno 2 ore al giorno, spesso in orario d'ufficio. E sempre le inchieste del quotidiano Il Mattino, cantieri fermi al sud, sprecati 11 miliardi. Inoltre Salvini la TAV va finita, no del Movimento 5 Stelle, recessione, torna a salire lo spread, la Consob avanza l'ipotesi della candidatura del ministro Savona, c'è anche l'ok da parte del Quirinale. Centropagina, vediamo una storia di una mamma che parla del bambino che ha avuto un trapianto. Dice: La nostra nuova vita con Alex senza Napoli non sarebbe stato salvato. Dice: È tornata a casa che gli ultimi controlli parlano di un decorso ottimistico dopo il trapianto e ringrazia chi le è stato accanto, questa mamma. Inoltre, sempre di cronaca, morte in corsia, nessuno ha capito che era incinta. A Napoli il calvario di Anna, l'ipotesi shock dopo l'autopsia. Il Sole 24 Ore, ultimo quotidiano nazionale, poi passiamo alle pagine, prime pagine dei 3 quotidiani sportivi. Vediamo qui il titolo anche di apertura. TAV, il Nord si mobilita, la Francia avverte. L'opera va completata. Le imprese, inoltre, riguardo altre notizie di infrastrutture, le imprese di Bergamo dice inconcepibile fermare i cantieri delle grandi opere. E infatti qui dal nord arriva un altro segnale forte e chiaro a sostegno delle grandi opere della TAV Torino-Lione e a mobilitarsi questa volta il sistema Bergamo, uno dei motori economici del paese. E vediamo nel foto di copertina,
si parla di trivelle, maxi piano della Croazia, il governo italiano vuole, dice, rinunciare ai giacimenti nazionali, ma intanto la Croazia, oltre ai piani di sfruttamento dell'Adriatico, ha lanciato una gara per cercare altri giacimenti. E sempre notizie di economia, F2I, che è un fondo, vuole anche acquistare i porti di Massa Carrara e Marghera. Notizie sempre economiche, vediamo un panorama a livello anche mondiale, nell'articolo di spalla di destra, gli Stati Uniti d'America, dice 304.000 nuovi posti di lavoro, Trump esulta, dice siamo forti. Inoltre auto vendite giù del meno 7,5% e il gruppo Fiat perde il 21,6%. Banche italiane, pronto il progetto per 52 miliardi di crediti a rischio. E inoltre vediamo nel box in basso un altro articolo che ormai tutti i giornali lo stanno riportando, Borsa Presidenza Consob spunta a sorpresa il nome del ministro Paolo Savona. Vogliamo ricordare che attualmente il ministro Paolo Savona ricopre il ruolo di ministro per gli affari europei nel governo Conte. E inoltre, notizie da Confindustria, l'Italia perde colpi nel 2019, crescite poco sopra lo zero. Infatti qui c'è stato allarme del Centro Studi di Confindustria, dice l'Italia perde colpi ipotecando il 2019, i dati negativi in Italia nella seconda metà del 2018 aritmicamente contano molto nel calcolare la crescita annua del PIL del 2019. Vogliamo adesso spostarci sulle prime pagine dei quotidiani nazionali sportivi. Anche qui titolo di apertura, il primo, una notizia veramente triste, che paura a Lecce durante la partita di ieri con l'Ascoli. Un contrasto e testata, Scavone perde i sensi nella gara di B con l'Ascoli, i calciatori non giocano più. Esami in ospedale e il giocatore è stato riconosciuto che è fuori pericolo. Dice infatti l'articolo, sviene, durante la gara è stata sospesa per shock per quello che è successo. Inoltre, crisi Inter, il tecnico sul banco degli imputati. Spalletti, Conte, il lungo sprint, la squadra non va, l'allenatore deve correre ai ripari, su di lui incombe sempre più l'ex commissario tecnico Conte, che è il preferito del presidente dell'Inter, Suning. Inoltre nell'articolo di spalla di destra, vediamo, oggi c'è anche la partita alle 20:30 allo stadio della Juventus, c'è il Parma, Riecco Mandzukic che per far tornare Ronaldo Marziano. E infatti qui vediamo la foto di Cristiano Ronaldo e l'articolo dice la Juve per la prima volta con la BBC tutta infortunata, in difesa Rugani, talismano Caceres contro Gervinho. E vediamo anche in basso la classifica della Serie A con le varie partite, gli orari delle gare che si terranno oggi. E inoltre nel box di sinistra, Formula 1 presentazione il 18, la Sauber cambia nome e è Alfa Romeo Racing monoposto in più rosse. E inoltre per Cassi, l'intervista Gasp è il mio genio e io non dormo più. Parla il presidente dell'Atalanta dei Miracoli. Vogliamo ricordare che l'Atalanta ha vinto contro la Juventus. E inoltre dice Zappata immenso, Italia ed Europa. Dice ce la giochiamo, la svolta sarà a Verona. Vogliamo adesso passare al Corriere dello Sport. Anche qui notizie sulla partita che è successa ieri anche sul Corriere dello Sport a Lecce, dice paura allo stadio, e Scavone
Cavone crolla a terra colpito da una testata, ambulanza in campo, giocatore ricoverato ma cosciente, rinviata la partita. Lecce-Ascoli. Inoltre nel centro pagina vediamo la foto del tecnico dell'Inter, Spalletti, i casi Perisic, Miranda e Rajai, l'eliminazione in Coppa Italia e l'ombra di Conte che si allunga sempre di più su Spalletti. Infatti dice qui: la distanza tra l'Inter e il tecnico aumenta, solo un grande finale può garantire la conferma. Marotta preme sull'ex commissario tecnico dell'Italia, Conte. E inoltre qui Mandzukic sulla partita di anticipo di oggi della Juventus: la Juve alla medicina contro il Parma questa sera alle ore 20:30. Allegri rilancia il croato per cancellare lo scivolone che è accaduto con l'Atalanta. E l'ultima pagina sportiva, per poi fare un break pubblicitario, articolo di apertura: Juve sorridi, torna Marione. Stasera contro il Parma per cancellare il flop di Bergamo. Allegri si difende dalle critiche e ritrova Mandzukic, fondamentale soprattutto per Cristiano Ronaldo. E inoltre nel taglio alto, ultimatum a Spalletti, l'Inter non aspetta più. Il Torino riparte l'assalto Lazzari e inoltre vediamo anche nel taglio basso dove si parla di motociclismo ma anche di snowboard cross. E con questo ultima notizia vogliamo adesso fermarci per fare un break pubblicitario per poi riprendere con le notizie delle pagine interne dei quotidiani regionali. Prima però vogliamo ascoltare le previsioni meteo per quest'oggi. Ben ritrovati alla seconda parte di Mattino 6. Vogliamo adesso passare subito alle notizie delle pagine interne dei quotidiani regionali, del Centro, del Messaggero e della città della provincia di Teramo. Vogliamo iniziare subito con il Centro della provincia di Pescara, lavoro, strade e le risposte dei candidati. Vogliamo ricordare che il 10 febbraio ci sono le elezioni per le regionali. E inoltre vogliamo passare anche alla provincia di Pescara, cartelle da rottamare, parla l'esperto, la pace fiscale non vale per gli abruzzesi, sanatoria per le cartelle dell'Agenzia delle Entrate, ma in Abruzzo riscuote la Soget. Del Federico serve un correttivo, dice. E inoltre un altro articolo di cronaca: Legambiente dice stop ai rifiuti di plastica in mare, parte il progetto per ridurre l'uso del materiale inquinante. E vogliamo anche vedere altre notizie, in particolare anche la notizia che era riportata in prima pagina, una notizia veramente shock: mattinata di paura a Tocco, pesta il padre e si barica in casa, la resa dopo 6 ore. Sono arrivate anche notizie e minacce di morte. Vogliamo anche vedere come quando il negoziatore, grazie all'intervento dei carabinieri, salva il sequestratore. Il suo compito è stato, dice, tutelare l'ostaggio ed evitando anche interventi cruenti. A riguardo vogliamo vedere un servizio. Alla fine, dopo 5 ore di trattative, ha scelto di consegnarsi alle forze dell'ordine senza opporre resistenza il 28enne di Tocco da Casauria che questa mattina, al culmine di un litigio, ha sequestrato in casa il padre minacciandolo con un coltello. Decisivo, come spiega il comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara, Marco Riscaldati, l'intervento del mediatore e delle forze speciali. Non c'è stato nessun blitz, nel senso che il nostro negoziatore, un maresciallo del comando provinciale, ha svolto il suo lavoro egregiamente ed è riuscito al termine di un dialogo che si è protratto per molte ore a convincere il ragazzo a desistere. Pertanto insomma, siamo riusciti a entrare poi in casa con molta calma e con molta tranquillità e a convincere il ragazzo appunto a uscire senza alcun tipo di soluzione di forza. Una situazione molto in divenire, per cui cercheremo di fare chiarezza anche
sui prodromi e sulle premesse di questa vicenda. Ha parlato anche con la sorella e la giovane prima di desistere? Ha avuto alcuni dei contatti, sì, certo. Luca Settembrini, agricoltore, non è nuovo ad episodi critici in una famiglia che vive una situazione difficile di cui ne ha conoscenza anche il comune. Settembrini ha tenuto col fiato sospeso l'intera comunità toccolana. Sì, si è temuto il peggio, devo dirvi la verità, io ho sentito un po' troppe chiacchiere altisonanti sulla vicenda. Il ragazzo ha avuto un disagio, evidentemente ha manifestato un disagio, probabilmente ha avuto una discussione magari anche accesa in casa e dopodiché ha perso il controllo. Però grazie all'intervento delle forze dell'ordine, dei mediatori delle forze dell'ordine e soprattutto dei familiari, al dialogo dei familiari, poi alla fine è tornato lucido, tanto da rendersi conto che forse era il caso di ripristinare uno stato di normalità. Ora speriamo per lui e per tutti quanti che questa vicenda poi faccia un decorso il migliore possibile. Dopo essersi consegnato, il ragazzo è stato medicato e poi condotto nella caserma dei carabinieri a disposizione del magistrato. Il padre, sotto shock, è stato portato in ospedale per gli accertamenti di rito, ha riportato soltanto alcune contusioni. Vogliamo continuare con notizie di cronaca. È morto l'operaio precipitato dalla scala. Silvano Tondinamma lascia la moglie e tre figli, aveva 58 anni, dice il datore di lavoro. Siamo affranti per una persona veramente unica. Ricordiamo il capocantiere, mercoledì pomeriggio, precipitato dall'altezza di 4 metri mentre era intento a sistemare un solaio di un fabbricato in costruzione. Nel taglio centrale, dragaggio, porto canale, 15 giorni di lavoro affidati a una ditta di Venezia. I lavori inizieranno la prossima settimana. E inoltre, gomme tagliate a Pescara Vecchia. Nel mirino l'auto di un residente, forse un dispetto perché, dice, si lamenta dei rumori che accadono. E vediamo anche l'evento che si è svolto ieri presso a Pescara. Alessandrini, Galli e Tobaggi erano un pericolo per i terroristi. Parlano i figli dei magistrati e giornalisti uccisi. Erano, dice, amanti del dialogo, attenti al prossimo. Vediamo anche la platea, anche il questore di Pescara che ha partecipato all'evento. Inoltre vogliamo andare avanti, sempre Pescara, notizia anche che abbiamo trovato nella prima pagina: 3.000 alberi nuovi sulle strade, nei parchi, latifoglie e arbusti saranno ripiantumati al posto di quelli malati e quelli che sono stati tagliati. Infatti, dice, maxi intervento nel verde della città di Pescara, che i lavori inizieranno a marzo. Comando dei vigili urbani, l'agibilità resta un rebus. A 5 mesi dalla richiesta dei sindacati preoccupati per lo stato dell'edificio, disertata la riunione della commissione e ora il caso rischia di finire anche in procura. Inoltre andiamo avanti, ci spostiamo sulla cronaca di Montesilvano. I carabinieri forestali nella pineta, riserva 700 nuovi alberi tra multe e controlli. Gli operai del reparto biodiversità sono al lavoro per le nuove piantumazioni, ma i blitz continuano, sanzioni per gli escrementi dei cani, vandalismo e rifiuti. E questo è quello che i carabinieri della forestale stanno facendo questi giorni. Terzo ponte del Saline, nel futuro c'è la ciclabile. Montesilvano, sopralluogo al cantiere di sindaco e presidente della provincia Zaffiri, dice, può diventare il volano del turismo su due ruote verso le aree vestine. Vogliamo adesso spostarci nella zona di Francavilla, al mare, sottopasso allagato e atti vandalici, lavori alla stazione. La rottura delle pompe di sollevamento, dice, ha creato disagi ai viaggiatori per 3 giorni. Abbattuta anche una recinzione. Qui vediamo la foto di quello che il disagio che c'è stato
alla stazione ferroviaria di Francavilla. Rigopiano, ci spostiamo ancora a Rigopiano, i familiari delle vittime sul lavoro scrivono a Di Maio. A 4 degli 11 dipendenti non è stata riconosciuta l'indennità. Chiediamo che cambi la legge per il futuro, non per noi, dice qui l'articolo. E inoltre vediamo altre notizie, ci spostiamo questa volta a Chieti. Anche qui era un articolo che abbiamo trovato nella prima pagina del quotidiano Il Centro della provincia di Chieti, ma anche quello di Pescara. Unidav, 700.000 euro spariti all'estero. L'inchiesta, scoperti gli ammanchi, svolta nell'indagine sull'Ateneo telematico. I soldi finiti sui conti di un membro del consiglio di amministrazione, ora accusato di appropriazione indebita. E qui vediamo l'Unidav, l'università telematica che si trova nella provincia di Chieti. E inoltre, fuori programma all'ospedale di Guardia Grele del ministro in ospedale, Grillo telefona all'assessore alla sanità Paolucci e spunta l'ecografo. Macchinario, l'assessore dice il macchinario arriverà entro un mese. Scatta l'inchiesta, denuncia dei familiari a Chieti, muore dopo un codice verde, 11 indagati, paziente di 59 anni al pronto soccorso per un dolore all'anca, stroncato da un malore improvviso, è stata disposta l'autopsia. E inoltre l'articolo che abbiamo trovato anche in prima pagina, pestato a sangue e abbandonato sulla strada, Vasto 34enne in prognosi riservata. È al Renzetti di Lanciano. Il raid forse è stato ripreso anche dalle telecamere. E ecco un altro articolo a San Salvo. Malore, sindacalista muore in ditta. Di Marco si è sentito male in fabbrica e vediamo la triste notizia. A Teramo, altro articolo di cronaca, Prati Titivo in particolare, allarme sabotaggio, tagliati i cavi elettrici della cabinovia, presentata una denuncia in procura, il nuovo gestore degli impianti annuncia l'installazione delle telecamere. Qui vediamo dalle foto gli impianti sciistici di Prati Titivo. Sempre adesso l'Aquila, il sistema Gran Sasso, acqua sicura, ora lo Stato mette i soldi, la Regione vara la delibera per gli interventi urgenti. Lolli, presidente vicario della Regione Abruzzo, dice noi abbiamo fatto quello che dovevamo a Roma, adesso dice non dormano. Vogliamo andare avanti, sempre a Teramo. Dice ho spaccato le macchine, chiedo scusa. L'albanese arrestato confessa tutti i colpi davanti al giudice. Dice l'ho fatto dopo aver perso il lavoro, ma voglio risarcire tutti quanti. E inoltre la lite che c'è stata questi giorni, lite con l'acido, arriva la scientifica di Roma, si intensificano le indagini sulle lesioni reciproche tra gli imprenditori Di Francesco e Cerino. Sappiamo che hanno avuto una lite e c'è stato anche un qualcosa veramente di complesso in questa ricostruzione. Adesso stanno indagando gli investigatori. Inoltre l'altro articolo ad Atri, sappiamo che settimane fa era stata sequestrata la discarica di Atri, adesso è stata dissequestrata, i giudici raccolgono il ricorso della società concessionaria, le motivazioni tra un mese, il caso destinato a finire in Cassazione. Dovevamo ricordare quello che il sequestro era stato dovuto al fatto dal NOE durante il sequestro alla discarica di Santa Lucia. Rotonda al bivio di Mutignano, partiti i lavori dell'ANAS, c'è chi critica la rotatoria al bivio di Atri, dice è troppo stretta. All'Aquila fallisce l'attentato al dirigente Coggesa, qualcuno entra nella villa e prova a incendiare l'auto di Margani. Stavo mettendo, dice, a letto i bimbi, episodio è stato veramente scioccante. Vediamo qui la foto del tentato che ha ricevuto. Ladri a scuola a Castel di Sangro, rubati 100 computer.
Colpo grosso all'Istituto Tecnico Commerciale Liberatore, la preside portati via, dice, 5 anni di lavoro. Vediamo qui la foto della scuola. E inoltre all'Aquila, provincia condannata a pagare 1 milione. Il giudice del TAR dice deve risarcire la ditta i Plateni, esclusa ingiustamente dai restauri del liceo Croce di Avezzano. E inoltre in basso, vogliamo cambiare pagina, ad Avezzano bufera al comune, Cosimati nel mirino, rappresaglia della Lega al Consiglio. Il sostegno al vice sindaco dell'Aquila spacca la maggioranza, Stati e Lamorgese votano contro. E inoltre un altro triste annuncio, lutto nella sanità, è morta l'oculista Tucceri, aveva 67 anni e per 48 ha lavorato in ospedale. Il primario dice donna di grande umanità. Si ferisce in tribunale per evitare il carcere, mattinata di detenzione ad Avezzano, sorvegliato speciale da inescandescenza dopo il provvedimento del giudice. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano Il Messaggero. Prime pagine si parla della campagna elettorale dei candidati presidenti che in questi giorni stanno girando l'Abruzzo. Ci vogliamo spostare alle notizie della provincia del comune di Pescara, 3.000 alberi per far verde Pescara, la dote del progetto Mosaico Verde sostenuto da associazioni e aziende servirà a rinfoltire il patrimonio di strade e parchi. L'annuncio è stato dato dal comune, dice 1.000 pini d'Aleppo saranno piantati nella riserva d'Annunziana, e qui vediamo la riserva d'Annunziana in una foto aerea, in alto è stata anche la presentazione del progetto Mosaico Verde. Vogliamo ucciderlo, abbiamo visto anche il servizio, voglio ucciderlo, padre in ostaggio del figlio folle, quello che è accaduto ieri a Torre di Casauria, grazie all'intervento dei carabinieri che tutto si è risolto con la consegna del ragazzo che ha anche problemi psichici. Morto l'operaio precipitato, un'inchiesta sull'incidente, complicazioni fatali per Silvano Tonto di Manma, caduto mercoledì da un'impalcatura in via Valle Fulsina, non ce l'ha fatta e è deceduto. Vogliamo spostarci all'Aquila, previste meno abitazioni nella zona di Sant'Andrea, la giunta approva la variante al piano regolatore del tratto urbano fino all'antica porta di bagno. Su un totale, dice, di oltre 50 unità immobiliari, il piano prevede la non ricostruzione di 24 alloggi. Parco del Castello via al restyling, iniziati i lavori del chiosco della Fenice all'Autidorium, è il primo lotto finanziato dalla Fondazione Carispacco e la Cassa di Risparmio dell'Aquila. E inoltre sisma, proposta di legge per le vittime. La deputata Pezzopane dice i familiari vadano risarciti come nelle altre calamità, e a riguardo vogliamo vedere il servizio che è stato preparato. Prego. Equiparare i familiari delle vittime delle calamità è l'obiettivo della proposta di legge presentata da Stefania Pezzopane e altri deputati, illustrata sia all'Aquila che a Roma alla Camera in un secondo momento. Sostanzialmente si chiede un riconoscimento a favore dei familiari delle persone vittime del terremoto del 6 aprile e dei terremoti che hanno colpito poi Amatrice, ad esempio, quindi il Lazio, le Marche e l'Umbria nel 2016. L'intervento prevede un massimo di 20 milioni di euro per il 2019. Con un decreto sarà il Presidente del Consiglio ad individuare, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle vittime, i familiari aventi diritto, determinando anche la somma spettante. Per ciascuna vittima sarà attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, tenendo conto anche dello stato effettivo di necessità. Riprendono altre proposte che già avevo presentato, in particolare la legge organica sul terremoto, e soprattutto riprende gli emendamenti che in questi mesi ho presentato, finalizzati a dare a tutte le famiglie delle vittime dei diversi terremoti accaduti in Abruzzo una sorta di incentivo, risarcimento, un aiuto, e nonché una agevolazione per i familiari e per l'accesso al lavoro.
Ora, questo disegno di legge è particolarmente attuale e quindi l'ho depositato ed ora sta iniziando il suo iter, perché nel decreto semplificazione arrivato in queste ore alla Camera c'è un passaggio importante. Il governo ha acquisito quello che è in questo disegno di legge per Rigopiano e io ne sono molto felice, ovviamente. E ora però quello che c'è per Rigopiano va assolutamente previsto anche per le vittime del terremoto del 2009 e per le vittime del terremoto 2016 di Amatrice. Peraltro l'emendamento approvato nel decreto semplificazione prevede esattamente alcune ipotesi che erano nel mio disegno di legge e che non erano nell'emendamento originario. Il salto da fare è equiparare tutte le vittime e non creare all'interno delle vittime di terremoti delle differenze. Vogliamo spostarci nel comune di Sulmona, dove è stata incendiata la macchina di Margani. Margani gli è stato appiccato il fuoco al mezzo del coordinatore regionale della Coggesa che verso le 23 era in casa con la sua famiglia. E vediamo qui la foto del mezzo che gli è stato incendiato. Inoltre vogliamo spostarci alla provincia di Chieti. Chieti, blitz per la droga agli studenti, arrestati due giovani alla villa, trovati con le dosi pronte di hashish e marijuana, sono stati rimessi in libertà. Operazione della polizia e dei vigili urbani, stupefacenti in un ovolo nelle mutande. E inoltre, andando avanti, a Lanciano, 2.0 fibra e scuola biotech. In estate via i lavori per le prime classi dell'infanzia a Piazza Cuonzo con la struttura che sfrutta la luce in legno e antisismica. Sarà realizzata la scuola. E qui vediamo il progetto, la foto del progetto della scuola che sorgerà a Piazza Cuonzo. Inoltre ci spostiamo a Teramo, caos, emergenza abitativa, le pratiche ora si bloccano, dopo 7 anni finalmente, dice, si riparte con l'avvio delle graduatorie comunali. Ferrovie, rubati i sistemi di sicurezza, le nuove e costose attrezzature erano custodite in una piccola costruzione in corrispondenza del passaggio a livello di via Filetto che si trova nel comune di Giulianova e gli impianti che servono per bloccare il surriscaldamento. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano La Provincia il quotidiano La Città della provincia di Teramo, articolo che è stato anche mandato il servizio, si barica e minaccia di uccidere il padre, agricoltore pescarese di 28 anni, si consegna ai carabinieri dopo una trattativa di oltre 5 ore. E acqua sicura, vediamo il piano da 160 milioni di euro, la giunta regionale sintetizza in una delibera gli interventi attesi ormai questi interventi da 10 anni. E vediamo altri articoli, finalmente sbloccata l'emergenza abitativa e dopo 7 anni i disagi causati dall'housing sociale, a breve verrà pubblicato a Teramo il bando per le case parcheggio. Qui vediamo la foto del sindaco D'Alberto. E stati generali nell'agroalimentare abruzzese, martedì all'Università di Teramo, presentazione del rapporto dei ricercatori sul settore produttivo. E dice il rapporto è uno strumento di analisi per le imprese e le istituzioni, ma anche un supporto al sistema di innovazione. Sempre Teramo, c'è la proposta per una piazza a Villa Mosca, il comitato di quartiere ha scelto una soluzione che integri parcheggio, servizi e spazi pubblici al coperto. Qui vediamo il disegno del prospetto della piazza della Pace a Villa Mosca. Vogliamo adesso andare avanti, e sempre a Teramo, ex manicomio. Fuori tutte le idee progettuali, l'ordine degli architetti chiede massima condivisione del recupero anche per i progetti che non hanno vinto.
e dice: partecipare e sapere sia resa pubblica, dice, la prestigiosa pubblicazione che ha vinto, ma anche quelle degli altri partecipanti. Prati di Tivo, tranciati i cavi elettrici della cabinovia, tecnici al lavoro per riparare il danneggiamento scoperto 2 giorni fa. E è stato presentato anche un esposto alla procura. Vediamo qui: il gestore degli impianti è sembrato poco preoccupato, dice, adesso monteremo delle telecamere affinché possano monitorare questi atti vandalici per vedere anche chi sarà. E a Montorio si torna a parlare dell'autodromo. Paolo Sacchini e Andrea Guizzetti chiedono un consiglio comunale per conoscere lo stato del progetto. Vediamo che questo progetto ormai sta andando avanti da molti anni. E passiamo adesso ad Alba Adriatica: varate le tariffe della tassa di soggiorno, si allinea a Tortoreto per gli alberghi, è stato introdotto anche il regime forfettario. Martinsicuro: carabinieri aggrediti dopo aver fermato un'auto sospetta. A Rischio invece, a Giulianova, la stagione turistica, allarme degli operatori nel settore in attesa di un incontro con il commissario prefettizio Eugenio Soldà. Sono gli operatori molto preoccupati. A Roseto, pronto il progetto invece per rilanciare il turismo. Giuseppe Olivieri di Roseto annuncia un piano da condividere con gli operatori del settore. Vediamo qui la presentazione, dice, avverrà durante la prossima riunione con l'amministrazione sulla tassa turistica. Lavori e polemiche al comune di Silvi per la palestra abbandonata. Partipiglio attacca sui ritardi dell'evento al paese di Silvi. L'amministrazione comunque, dice, rassicura. Tutto ok. Vogliamo adesso passare alle notizie delle pagine sportive. Pescara Mancuso Donnarumma, sfida del gol all'Adriatico, dice, di fronte l'attaccante biancazzurro, vice capocannoniere del torneo con 12 reti. Anche il Messaggero si parla di Pescara: nessun dispetto a mister Pilon. Sebastiani, piazza deluso dal mercato, dice, abbiamo integrato la rosa dei giovani. E invece il quotidiano La Città della provincia di Teramo si parla della partita di oggi alle 14.30 del Teramo al Bonolis per fermare l'Airone, e la sfida alla Feralpi Salò a Caracciolo. Vogliamo vedere l'intervista di Maurizio, prego. Credo che ha avuto un problemino e quindi valuteremo domani. Sì, comunque non si è allenato e ha avuto un'influenza per un po' di giorni, un problemino, e ieri un altro problemino. Noi abbiamo raggiunto un livello di gioco importante a fine anno calcistico e solare, scusate, con la vittoria su Sud Tirol. Abbiamo fatto una buona gara a San Benedetto, anche un'altra buona gara in casa, non raccogliendo nulla e in termini di punti. Cerchiamo di affrontare questa partita, che è una partita sulla carta così un po' magari molto difficile, però noi giochiamo contro una buona squadra, ben allenata, ma noi siamo in grado di poter fare una buona gara. Il mercato di gennaio è un mercato di riparazione, come si dice in gergo, e quindi le squadre che fanno qualche movimento perché hanno bisogno di completare le rose oppure di riparare qualche errore del mercato estivo. E io credo che noi siamo bene così come siamo. E abbiamo fatto gli acquisti mirati che ci hanno permesso che ci permettono di scegliere ancora meglio. Adesso confidiamo nel recupero confidiamo intanto nel fare qualche risultato a breve termine, e nel recupero sono sicuro che lo facciamo, che lo faremo, si dice, i congiuntivi non sono stati il mio forte. E poi confidiamo nel recupero di tutti per fare le ultime partite alla grande. Le partite sono tutte importanti, poi noi sappiamo il cammino che ci aspetta da qui alla fine, quindi affrontiamo la partita di volta in volta con la giusta consapevolezza di avere una buona squadra.
Il mio modo di intendere il calcio è nella metà campo, stare nel più tempo possibile nella metà campo avversaria. Quando non ci si riesce ci sono dei meriti degli avversari, dei nostri demeriti, quindi noi dobbiamo far sì che i meriti degli avversari siano sempre meno e che siano nostri meriti per cui siamo nella metà campo avversaria. Anche se poi la qualità dei calciatori è importante e anche l'atteggiamento che hanno le squadre avversarie, perché quando non ci vogliono far stare nella loro metà campo basta calciare il pallone alla nostra e quindi è così, è riduttivo ma è così. Io credo, come mio modo di intendere il calcio, che sia fatto di, se noi scorporiamo la partita, di tanti duelli individuali, e quando vinciamo quelli abbiamo più possibilità di fare la nostra partita e ultimamente ne stiamo vincendo pochi. Con quest'ultima notizia sportiva vogliamo concludere la nostra rassegna stampa di Mattino 6, che riprenderà lunedì mattina sempre alle ore 8. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, vi vogliamo ricordare la nostra programmazione dei nostri telegiornali che ci saranno oggi alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Vi ringrazio e vi auguro buona giornata a tutti quanti voi.